L'era bianconera di Thiago Motta potrebbe iniziare con una cessione a sorpresa che potrebbe non essere condivisa dai tifosi. Stando alle ultime notizie, infatti, la Juventus sarebbe in trattativa per l'uscita di uno dei calciatori chiave della gestione Massimiliano Allegri, che a quanto pare non sarebbe però indispensabile per Thiago Motta. Ovviamente da qui a parlare di cessione sicura ce ne vuole, anche perché di mezzo c'è un europeo che sta per cominciare, ma le novità delle ultime ore portano invece a credere che la strada intrapresa possa portare ad un'incredibile separazione fra le parti. L'impressione è che dunque la Juventus non si starebbe opponendo più di tanto a quest'uscita in quanto avrebbe già pronta la soluzione sulla quale andare a puntare per rimpiazzare il calciatore. Juventus pronta alla cessione, trattativa in fase avanzata, nonostante non sia stato ancora annunciato, Thiago Motta starebbe già lavorando per la sua Juventus. L'italo-brasiliano ha intenzione di creare una squadra a sua immagine e somiglianza così da dare seguito agli ottimi risultati ottenuti in quel di Bologna. Per farlo l'ex allenatore rossoblù avrebbe presentato al capo dell'area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli una lista di nomi dei quali può fare a meno, a patto che comunque questi vengano rimpiazzati con profili all'altezza della Juventus. Al momento, però, ancora nessuna uscita pesante è stata definita, anche se nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Stando alle ultime notizie, infatti, la vecchia signora sarebbe, a sorpresa, in trattativa per la cessione di uno dei calciatori chiave dell'ultimo decennio bianconero. Dal canto loro i tifosi vorrebbero evitare che la squadra perdesse una figura così importante nello spogliatoio, ma Thiago Motta non ha alcuna intenzione di sentire ragioni. A conferma di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com riprendendo Fabrizio Romano, l'Al Nassr avrebbe avviato le trattative con la Juventus per assicurarsi Szczęsny come nuovo portiere. Szczęsny verso l'Al Nassr? La Juventus ha scelto il nuovo numero 1? Una soluzione del genere fino a qualche mese fa era impensabile, eppure in casa Juventus sarebbero state sbaragliate le carte in tavola. Sotto contratto con la vecchia signora fino al 30 giugno 2025, Szczęsny desiderava rimanere in bianconero fino alla scadenza per chiudere ad alti livelli la propria carriera, sicuro di poter mantenere il posto da titolare anche nella prossima stagione. Thiago Motta non sarebbe però in grado di garantirglielo, considerato l'imminente arrivo di Michele Di Gregorio, che con ogni probabilità diventerà il nuovo numero uno della Juventus, motivo per il quale Szczęsny starebbe seriamente valutando la possibilità di fine a giocare con l'amico Ronaldo all'Al Nassr. Staremo a vedere come andranno a finire le cose, con la stessa società bianconera che sembrerebbe essere però orientata più alla conferma di Mattia Perin. Corsera Juventus, offerto Zaniolo, Giuntoli ci pensa. Di nuovo in Italia. E questo il grande obiettivo di Nicolò Zaniolo, che dopo la scelta dell'Aston Villa di non riscattarlo con il Galatasaray ha chiesto ai suoi agenti di tornare in Serie A. Tra le opzioni c'è anche il Villarreal, che è al lavoro per presentare un'offerta, ma la Liga non è tra le priorità dell'ex Inter e Roma. Che spinge per tornare a giocare nel nostro campionato, dove non mancano i club interessati. Fiorentina, Atalanta e, secondo quanto scrive oggi il Corriere di Torino, anche la Juventus. Giuntoli è a caccia di esterni per il 4-2-3-1 di Motta, Zaniolo è una possibilità, ma solo alle giuste condizioni. Il Galatasaray per lasciarlo partire chiede almeno 15 milioni di euro, non è una cifra esagerata, ma i bianconeri a oggi hanno altre priorità.
Cook Miners, Greenwood e Calafiori, una volta definiti gli acquisti e le uscite verranno presi in considerazione quei giocatori in grado di completare la rosa. Tra questi c'è proprio Zaniolo, offerto in questi giorni, che più avanti può essere un'occasione. La Juventus ne cambia 7, 65 milioni rivoluzionano la rosa. Guardare avanti con la massima fiducia è un must in questo periodo dell'anno per i tifosi di una Juventus che vuole crescere tanto. Lo scorso anno, calcisticamente parlando, si è chiuso con la conquista della Coppa Italia e con la tanto sospirata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Missione compiuta dunque per Allegri e per i suoi ragazzi, con la dirigenza che a due partite dalla fine ha deciso per il cambio in panchina. Al posto del Livornese andrà Thiago Motta, ormai ex del Bologna, che dovrà cercare di coniugare i risultati con il bel gioco. La Juventus nella prossima stagione dovrà essere molto ambiziosa. Sarà impegnata su più fronti, ma l'obiettivo primario sarà riportare lo scudetto a Torino, dove ormai manca da troppo tempo. Per cercare di vincere, in Italia ma anche in Europa, ci sarà bisogno di volti nuovi in tutte le zone del campo. Arricchendo l'organico non solo sul piano della qualità ma anche su quello della quantità. Juventus, via tre big per recuperare un tesoretto. Per farlo c'è bisogno di fondi, tanti fondi. Parte dei soldi per gli acquisti arriveranno proprio dalla partecipazione alla Champions League. Ma non solo, perché la Juventus intende recuperare altre risorse dalle cessioni e dal risparmio sugli ingaggi. Ecco perché il Corriere dello Sport spiega che potrebbero andare via tre big. I big in questione sono Rabiot, Chiesa e Szczęsny. Tra soldi che arriverebbero dalle cessioni, non di Rabiot che è in scadenza, e il risparmio sugli stipendi, ecco che sarebbero recuperati ben 65 milioni di euro. Con questi soldi la Juve andrà poi a caccia di quelli che sarebbero i suoi obiettivi primari. Vale a dire il difensore Calafiori, i centrocampisti Cook Miners e Douglas Luiz, e l'attaccante Mason Greenwood. Nomi importanti che già fanno sognare una tifoseria che si augura che la Juve possa vivere una stagione da protagonista.